Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di Creality 3D Pad, un display che ci permette di utilizzare le stampanti 3D che non abbiano un display touch, appunto. Con questo display, collegandolo tramite cavo USB, ci permette di comandare la stampante, di monitorarla e di dare diversi tipi di impostazioni. Questa è la classica Ender 3. A questa non ho fatto nessuna modifica, la possiedo dai primi del 2018, ci ho sempre stampato esattamente come mi è arrivata, anche se ho dovuto cambiare il piatto di stampa perché ormai era un po' troppo usurato, ho messo quello in vetro microforato. Vi lascerò il link di tutto quello che vi farò vedere. Questo mi è stato inviato appositamente per farvelo conoscere e può essere utilizzato su tutte le stampanti 3D che abbiano Marlin come firmware. Allora, adesso accenderò la stampante 3D, nel frattempo come vedete si è attivato lo screensaver. Come sapete sulla Ender è semplicemente un piccolo pannellino a cristalli liquidi con una manopola che si gira e va premuta. Bene, con questo abbiamo la possibilità di utilizzare qualunque stampante sfruttando il display touch. Adesso cambiamo inquadratura, guardiamo da vicino cosa ci consente di fare e come si comporta la stampante. Iniziamo. Andiamo subito al dunque, iniziamo dalla confezione. Questa è la scatola del prodotto. All'interno troveremo il display ben protetto, all'interno della scatolina il manuale di istruzioni e alcuni accessori consistenti nella cavetteria per poter fare i collegamenti, alcune strisce biadesive e alcuni magneti. E ora spostiamoci verso la stampante. Sulla destra vedete il piatto di stampa ormai malandato della Enter, il piatto originale, e ho montato il piatto in vetro microforato. Allora, all'interno della confezione troviamo questa sorta di centralina alla quale va collegato tutto il cablaggio di alimentazione che servirà per far accendere il display, un cavo che serve per comunicare dalla centralina allo stesso display, un altro cavetto che invece si collega al sensore di fine filamento, che però io non utilizzo mai. Quindi ho messo all'interno questo pezzo di filamento semplicemente per attivare il sensore, quindi comunicare che il filamento non è terminato. Quest'altro cavo USB invece va collegato all'uscita USB presente sulla stampante. In questo caso nella Ender è presente questo tipo di connessione, però ovviamente in base al tipo di stampante che possedete voi potete utilizzare la connessione adatta. E per come sono disposte le porte USB è praticamente impossibile sbagliare. Ovviamente ci sarà il rumore delle ventole perché, come sapete, la Ender è molto rumorosa. Prima di collegare il display, quindi accendete la centralina collegando lo spinotto, si accenderà il display. Dopodiché potete collegare il cavo USB sulla base. Ok, adesso inserirò lo spinotto e in alto sulla sinistra apparirà la voce connessione. Quindi lo collego. In poco tempo dovrebbe connettersi, è una procedura molto rapida, infatti si è già connessa e ci permette adesso di interagire con la stampante. Allora, facciamo una cosa molto semplice, spostiamo gli assi. Proviamo ad andare verso destra, quindi a muovere l'asse X. Come vedete, riusciamo a comandarla perfettamente. Alziamo l'asse Z. Ok, ovviamente possiamo decidere, come sulle stampanti più evolute, se spostarlo di 0,1, 1 mm o 10 mm. E abbiamo la possibilità di mandare in home i singoli assi oppure tutto. Quindi abbiamo trasformato una semplice Ender che ha un pannellino che ci dà solamente pochissime informazioni in una stampante 3D dotata di display touch. Vediamo qualche altra voce, ovviamente non posso farvi vedere tutto, ma vi farò vedere comunque le cose più importanti. Quindi su controllo abbiamo la possibilità di impostare la temperatura sia manualmente, quindi possiamo decidere di salire un grado per volta, oppure possiamo direttamente digitare la temperatura che vogliamo impostare. Ad esempio, in questo caso per il nozzle facciamo 190 gradi. L'avviamo e adesso la temperatura salirà. Tra l'altro, la temperatura che raggiunge verrà segnata anche sul display originale. Infatti era 19 gradi e adesso sta salendo 35, 38. Spostandoci sulla destra abbiamo l'icona del piatto di stampa e anche in questo caso possiamo impostare ad esempio 60 gradi e dare l'ok, e aumenterà la temperatura, che adesso è 19 gradi, man mano andrà salendo fino al raggiungimento della temperatura indicata. Ovviamente è possibile preimpostare alcune temperature, quindi per il PLA oppure per quanto riguarda l'ABS, che è personalizzabile per utilizzarlo con altri tipi di filamenti.
possiamo regolare la luminosità del dispositivo, quindi più o meno chiara, io lo mantengo al massimo perché comunque è dei colori brillanti e mi piace. E ovviamente una delle cose che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che possiamo decidere quale lingua impostare fra 11 lingue disponibili. Premendo sull'icona informazione ci darà l'informazione sia della versione del firmware, ovviamente anche del piatto di stampa, quindi dell'area di stampa totale. In realtà questo dispositivo quando si digita emette un beep, però io l'ho rimosso perché sinceramente non mi piace. E poi abbiamo la possibilità, nel caso in cui abbiamo dato delle impostazioni che vogliamo ripristinare, di premere questo tastino per riportare le impostazioni originali. Su preparare, che è una traduzione un pochettino diciamo grossolana, abbiamo anche la possibilità di azzerare gli assi e anche di decidere di far muovere l'estrusore, quindi se inserire o disinserire il filamento. Sulla Ender è molto semplice, basta premere la pinza dell'estrusore ed estrarre oppure inserire il filamento, quindi non è necessario, però si può agire impostando di quanti millimetri deve arretrare o avanzare. Anche in questo caso la traduzione lascia un po' a desiderare, quindi luminosità e foraggio. Con luminosità, come vedete, ritrae il filamento, quindi praticamente lo sta estraendo dal bodem. Però lo reinserisco perché adesso proverò ad avviare una stampa e non vorrei ritrovarmi con il filamento troppo arretrato. Abbiamo il comando anche motor off, quindi possiamo disattivare i motori per muovere il piatto di stampa oppure gli assi semplicemente con le mani. E nel caso in cui vogliamo interrompere il riscaldamento, premendo sul fiocco di neve le temperature si abbasseranno di nuovo. E sulla home del display abbiamo tutte le informazioni principali riguardanti la stampante, quindi la temperatura del nozzle, la temperatura attuale del piatto di stampa, la velocità di stampa in percentuale rispetto alla velocità che abbiamo deciso sullo slicer, e adesso è al 100%, più l'altezza dell'asse Z. Quindi possiamo usufruire di una sorta di livellamento semi-automatico, perché possiamo spostare il nozzle in 4 punti differenti, fare la prova con il classico foglio di carta e agire sulle rotelle. Ad esempio, spostiamoci in fondo a destra. Ok, in questo caso si fa la prova con il foglio di carta, si solleva e si va al passaggio successivo. Possiamo anche accendere o spegnere la ventola e poi ovviamente abbiamo la voce stampare che ci dà la possibilità di scegliere i file presenti nella nostra SD. Ok, scusatemi ma avevo avviato una stampa involontariamente. Ok, quindi torniamo di nuovo al menu dei file da stampare. Abbiamo un elenco dei file che possiamo stampare, ovviamente con la freccetta in alto e in basso, se abbiamo molti file, possiamo scegliere quello che ci interessa. In realtà, in base allo slicer utilizzato, è possibile anche avere un'anteprima dei file che dobbiamo stampare. E durante il processo di stampa vedremo esattamente l'immagine dell'oggetto che dobbiamo stampare, che va crescendo in percentuale, accompagnato anche dalla barra della percentuale in basso a sinistra. Quindi decidiamo di stampare, ad esempio, la classica Benji. Do l'ok, in questo caso premendo il tasto play si avvierà la stampa. Già è estruso un pochettino di filamento perché avevo avviato la stampa per errore poco fa. In questo caso, avendo utilizzato Cura a suo tempo, perché la scheda SD originale che avevo nella Ender senza modificare nulla, quindi non ho rifatto il file G-code, ma semplicemente sto utilizzando un vecchio file. Quindi premendo play, una voce che fuoriesce dal dispositivo ci comunica che la stampa sta per iniziare. Una volta raggiunta la temperatura si avvierà la stampa e avremo una possibilità particolare che penso che possa essere data solamente da questo dispositivo. Infatti questo l'ho realizzato proprio utilizzando il dispositivo e ho stampato questo cagnolino che, non so se si riesce a vedere, ha una finitura che loro chiamano pelle di animale. Guardate, ha questa finitura così particolare, forse ho sbagliato a scegliere questo filamento, non si vede benissimo, ecco, in questo modo si vede. E questo effetto pelle di animale, quando si stampa qualche animale, immaginiamo dei personaggi per un presepe, quindi delle pecorelle, eccetera, con questa finitura, ovviamente con il colore adeguato, avrà una finitura molto più simile all'originale e quindi darà un tocco più piacevole, quindi è possibile utilizzarlo o meno. L'unico problema è che quando si utilizza questo tipo di finitura la stampa richiede molto molto più tempo, perché ovviamente il tutto si muove molto più lentamente per poter dare questa finitura, e viene data solamente per quanto riguarda gli strati esterni, quindi le pareti. Invece sul riempimento, su eventuali supporti eccetera, la stampante si muoverà alla velocità normale. Ma sta stampando la Ender esattamente come gli ho detto di fare da questo display.
Allora, vediamo se riesco a farvi vedere il suo comportamento, quindi attivando la funzione pelle di animale, anche mentre stampa la parte interna. Sì, vedete come si muove a scatti. Se io rimuovo il comando pelle di animale, questa lentezza ovviamente non ci sarà e inizierà a stampare alla classica velocità di una stampante. Quindi abbiamo la possibilità, nel caso in cui dobbiamo stampare un oggetto che abbia la necessità di avere questa finitura solamente in una parte, di lasciare stampare la stampante regolarmente e poi di attivarla al momento necessario. Durante la fase di stampa possiamo sia interrompere l'intero processo premendo il tasto stop, oppure possiamo semplicemente metterlo in pausa. Ma possiamo anche interagire premendo sul tastino centrale, variando ulteriormente la temperatura sia del nozzle. E la stessa cosa posso fare durante la fase di stampa anche per il fatto di stampa, ma posso variare anche la velocità. Ad esempio, decidiamo di stampare a 250%. Ovviamente è una velocità esagerata, però per farvi vedere che la stampante risponde comunque ai comandi. Vedete che sta stampando molto velocemente, è un po' esagerato, quindi rimettiamolo al 100%. Perfetto, e ritorna a stampare alla normale velocità di stampa che deve avere per la bench. E da questo comando possiamo interrompere eventualmente l'attivazione della ventola se decidiamo che debba essere spenta. Anche in questa schermata, mentre stiamo dando i vari comandi, in basso abbiamo la possibilità di monitorare tutti i dati che ci vengono comunicati, quindi velocità, temperatura, eccetera eccetera. Io utilizzo Cura, e con Cura a quanto pare non è possibile dare la possibilità di vedere l'anteprima sul display, o comunque non sono stato io capace di attivare questa funzione, quindi non vedrete la percentuale del pezzo stampato in anteprima, ma solamente una piccola percentuale in questa barra progressiva che va aumentando. La parte posteriore è magnetica, quindi ci dà la possibilità eventualmente di fissarlo su una superficie metallica. Infatti l'avevo posizionato inizialmente sul display della Ender, in modo da tenerlo in questa posizione e poterlo vedere comodamente. Ora è possibile, dato che abbiamo la passione della stampa 3D, stampare dei supporti per poterlo reggere, fissare comunque alla struttura, insomma decidere dove posizionarlo nel modo che ci viene più comodo. Oppure possiamo sfruttare i magneti oppure questi pezzi biadesivi per fissarlo ad una superficie. Voi state vedendo il display leggermente opaco, io non ho tolto la protezione perché sul mio bancone sono molto disordinato e so che in breve tempo si rovinerebbe, però vi faccio vedere velocemente che è molto brillante, davvero piacevolissimo da vedere, ma rimetto la protezione. Adesso vediamo alcune inquadrature della stampa di questo pezzo, vi faccio vedere alcune riprese molto dettagliate della superficie, della finitura che si riesce ad ottenere. Vediamo ovviamente il processo di stampa da vicino. Durante la fase di stampa ho deciso di cambiare il filamento, quindi ho tagliato il filamento verde e a seguire ho inserito il filamento arancione, perché mi sembrava che sul verde non si vedesse bene. Ed effettivamente sull'arancione si apprezza molto molto meglio come finitura, ma forse sul nero, sul marrone, su colori scuri si nota e si apprezza molto molto di più. Adesso attiviamo la modalità pelle di animale e vediamo anche come si comporta sia quando fa il riempimento che quando fa le pareti esterne. Vedete come rallenta mentre sta facendo le pareti esterne per dare questa finitura, e come accelererà quando farà sia gli spostamenti e ovviamente i riempimenti. Però siccome la Benji con la finitura pelle di animale non mi piace, allora disattiviamolo e mandiamolo a velocità normale. Nella parte destra del display abbiamo due porte, una per la micro SD che contiene i file che dobbiamo stampare e un ingresso USB. Questo cavo a spirale è possibile allontanarsi e, diversamente da come siamo abituati con la Ender o con tutte le altre stampanti che hanno un piccolo display con un contrasto poco leggibile eccetera, siamo costretti ad alzarci, leggere quello che viene comunicato dal display, premere la rotellina, ruotarla eccetera eccetera. Con questo monitoriamo tutto in modo piacevole, perché comunque è effettivamente bello da vedere, in modo rapido e in modo comodo perché è touch e possiamo allontanarlo. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti.
Ciao da Riccardo e a presto.